Allora, Rinaldo Camboli, benvenuto alla settima manifestazione del Club Homo Sapiens. La domanda che io sto facendo a tutti gli artisti, che è un po' un piccolo sondaggio, come è nata la tua passione del tuo lavoro? La mia passione di questo lavoro è nata dal fatto che papà lavorava dentro Cinecittà ed era il magazziniere del magazzino generale di Cinecittà. Nel 1958, il 24 gennaio, era del lunedì, e papà mi portò a lavorare a Cinecittà, reparto scultura, plastica e stucchi. E da lì si è svelato il mio sogno, perché era un ragazzino pieno di applicazione tecnica. Che cosa facevano là in quel momento? Scenografie per il film Ben-Hur. Addirittura? Sì. E poi sono stati fatti tanti film, insomma, la vita di una monaca, Cartagine in fiamme, poi il Cleopatra. Io ero lì, nel Cleopatra già ero un operaio, va bene, che prendevo quasi i lavori a cottimo via, come si dice, ecco, per cercare di guadagnare anche qualche soldo in più. Allora, il tuo lavoro spazia, mi sembra, da stucchi fino a opere complete. Il mio lavoro può partire da pezzi da 100 lire al peso, non so adesso. No, a parte il valore, è più significativo il soggetto. Può arrivare a opere da 1 miliardo, va bene, anche più, va bene, ma fatti a tempo record. No, non a livello di potenziale economico, a livello di potenziale di fattezza, dalla statuetta in gesso fino alla scultura. A grande scenografia. E questo è il significato. Per l'Arena di Verona, per il cinema, per la televisione, eccetera. L'ultimo lavoro che hai fatto? L'ultimo lavoro che ho fatto è stato qui il castello della trasmissione Luna Park, e dove c'era la zingara che fa le carte. Questo sta un po' qua. Il laboratorio della lavorazione, eccetera. Descrivi con due parole il castello. Allora, questa trasmissione veniva fatta? Questa trasmissione veniva fatta a Rai 1, è stata montata dentro il teatro 15 di Cinecittà, vicino alla scenografia della zingara, dove la zingara faceva le carte, ed era presentata da Bonolis e altri presentatori, che poi con questo castello ci facevano la sigla, dove tutti i presentatori si affacciavano alle bifore delle finestre della cosa, del castello, e poi uscivano tutti quanti dal portone di questo castello, ed era la sigla della trasmissione Luna Park. Che cosa ne pensi di questa manifestazione dedicata a arte e mestieri e artisti? Queste sono delle belle iniziative, anzi direi che se ne dovrebbero fare più spesso, perché ci si conosce anche tra artisti, eccetera, così via, e va bene, ci può essere un aiuto anche tra noi. È una cosa buonissima, insomma, questa è una cosa veramente che si dovrebbe fare molto più spesso. Allora, Rinaldo Camboli, un grazie di aver partecipato, e speriamo che alla prossima la tua presenza è sempre costante. Io ti ringrazio a te di prima persona, perché hai dato questa iniziativa e mi hai invitato in questa bella partecipazione, diciamo così, di questa mostra, che insomma è da tempo che non si fanno più. Va bene, buon proseguimento e buona giornata.